Occasioni mancate forse nel primo tempo, era lì che bisognava chiudere la partita. Sì, forse troppe occasioni sprecate nel primo tempo, anche perché una squadra così non bisogna concedere questi errori, dovevamo battezzarli subito nel primo tempo. Poi purtroppo anche la sfortuna non ci è venuta contro, per cui peccato. Poi nel secondo tempo abbiamo preso sto gol così a freddo, quando stava facendo una partita discreta, perché portavamo palla, riusciamo anche ad andare in 7-8 in attacco. Poi c'è stato questo gol, però abbiamo avuto una reazione da, non dico grande squadra, però da grandi giocatori, sì. Un pareggio però a Marassi è comunque un buon punto. Sì, è un buon punto, visto anche la nostra classifica. Certo che speravamo di venire qua a vincere, anche perché non siamo, ecco, una squadra da media, metà bassa classifica. Noi siamo Livorno, dobbiamo cercare di portare in alto i nostri colori, la nostra città, siamo dei buoni giocatori. E certo che vogliamo venire qua e prendere il punteggio pieno. Con l'arrivo di Madonna cosa è cambiato dentro di voi, perché si è visto un altro Livorno? No, beh, penso che il mister abbia lavorato tanto sulla testa, perché venivamo da tante sconfitte e quindi ci ha lasciato, diciamo, tranquillità, ecco, questa è la parola giusta, perché c'è meno apprensione anche durante la settimana. Poi si sa, poi il campionatore qualcosa succede, perché una scossa viene data, però l'importante, come detto, a parte il mister, è che noi riusciamo a venire fuori da questa classifica brutta. Era importante muovere la classifica. Quando la guardate, date un occhio più ai play-off o ai play-out in questo momento? No, in questo momento siamo vicini più al basso che in alto, per cui è meglio guardarci prima le spalle e dare anche un mezzo occhio di sopra. Grazie e complimenti. Grazie. Roberta. Grazie.